Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fereros, preferite Melochi. Sono tornata al villaggio di Albinauri perché lo sbeccutatore mi ha suggerito di esplorare, visto che dovrebbe esserci un NPC. Ora, io ho trovato qualcuno, però non penso sia l'NPC in questione, visto che è una faccia conosciuta, non le ho ancora parlato, l'ho vista, ho fatto finta di non vederla. Come potete vedere qui c'è. Ci sono inquietanti schizzi bianchi, ma non è quello che pensate, non è quello che pensate. Ecco qua. Circondata da un bel mucchietto di morti. Esatto. Oh, it's you. Well, what do you make of it? What's happened to this village? I witnessed a sight much the same in my infancy. The oppression of the weak. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare made by men. D'accordo. But this time, I'm a woman grown, and though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. But this time, and though the suffering justice to the let the scars. E questo è quanto, però probabilmente c'è dell'altro che non ho trovato. Adesso farò un giretto e controllerò. Questo l'avevo già visto. Questo l'avevo già visto. Ugo, dai, non smettila. Oh, santo cielo, Ugo. Dai, smettila. Non è, no, no, non puoi farmi queste cose mentre sto registrando, sì? Basta così. Lascia stare. Lascia stare. Eh no, che deve vedere i pezzi lì della borsa e deve rompere le scatole. Smettila! Cioè, io non capisco questo gatto a luna di notte che deve fare le sue cose. Vabbè. Allora, tra l'altro è veramente un sacco di tempo che non. Porca vacca! Un sacco di tempo che non gioco. Perché ho dovuto recensire Stranger of Paradise, quindi ho fatto una chiusa di Stranger of Paradise. Ho registrato quasi 30 ore in 2 giorni e mezzo. Quindi non sono capace di intendere in questo momento. Per cui potrei anche sbagliare tasti e cose così proprio perché non sono più abituata. Però io non capisco, cioè, villaggio intendo. Intendeva quindi che devo salire là sopra dove c'è l'NPC satanico. Figlio di puttana che suona il flautino e mi sdrumma. Cioè, è questo il villaggio? Questo bastardo qui. Eccolo, già è partito. Sono più veloce io. Allora, io sono tornata al boss. Però. Cosa cavolo è? Quell'ombra strana. Non trovo nulla. Cioè, sono arrivata fino a qua, però. Non mi pare ci sia niente. Cioè, posso. Boh, mi sento scema, però. Vediamo qui. Allora, qui c'è qualcosa. Forse. Ma a me sembra morte, sinceramente. Non mi sembra una buona idea scendere da qua. Non mi sembra per niente una buona idea scendere da qua. Boh. Vabbè, non so che dire perché allora questa zona l'ho appena girata a piedi. Questa parte l'ho girata a piedi e non mi pare ci sia niente. Una grossa arena di combattimento. Qui c'è qualcosa, eh. Cioè lì si può scendere, però non credo che sia questa la via. Cioè penso che questo posto si affacci semplicemente, ma non sia questa la via. Quindi, qui ho esplorato. Qui c'era il ponte e l'ho fatto. Ho ucciso tutto. Di là c'è la grazia, da dove arriviamo. Qui c'era lo stronzo. Qui c'era un altro stronzo.
qui è tutto chiuso e qua è un altro vicolo cieco senza nulla, quindi basta, cioè qui mi sembra di avere fatto il possibile, cioè posso anche provare a salire sui tetti, ma posso anche provare, dai, su. Allora, vediamo come devo cadere e spaccarmi. No, cioè non penso che ci sia qualcosa qui, ecco. Niente. Quindi, a questo punto, l'unica cosa che mi rimane da fare è tornare indietro. Cioè, comunque attraversare il ponte. Io non so se questo viene inteso ancora come villaggio degli Albinauri. Questo non mi sembra più un villaggio, sinceramente. Questa zona non è abitata, cioè ci sono gli Albinauri, ma non è casa loro, ecco. Boh, vabbè, lì c'è una trappola, oh mio Dio. Questo lo uccidiamo. Questo ha droppato, saprà lucciare una lucciola, esatto. E qui si scende. Io sinceramente, magari io non sto dicendo che non ci sia niente, però che per villaggio non si intenda altro, io posso provare a andare di qua. C'è tutta questa zona che non ho controllato, posso provare ad andare qua, vedere cosa c'è qua. Che paura! Tipo sti cosi, che cazzo sono? Così che vanno schivati, evidentemente. Io schivo, eh. Non hanno reagito. Però qui non sono già stata. Qui infatti. Dai, su. Allora. Qui. Allora, questo è interessante. Questo è interessante. No! Non è possibile! Mi prendi per il culo! Sono dovuta cadere giù! Non volevo! Oh, un luogo di grazia che non avevo trovato? No! Va bene. Aia. Ah vabbè, mi ha aggrato il granchio, non posso aprire il menù. Ancora ce l'ha con me. No, devo continuare ad andare di qua. Voglio continuare a esplorare questa zona. Oh, salve! Simpatici omini. Aia, 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 aia! Vabbè, basta. Voi sapete che io sto continuando a schivare con X, perché Stranger of Paradise ti fa schivare con X, sì? Perfetto. Tanto è che lo sapete. Ma io che mi droppate il vostro set delle cose fighe. No, le farfalline. Mi droppano le farfalle. Oh, sono schifosissime le coste. Con tante belle uova. Senti, non me ne frega un cazzo, eh. Esatto, vai un po' a quel paese. Sì, sei bellissima, guarda. Tra l'altro ci sono quelle con le uova e quelle senza uova. Va bene.
Porca puttana, che liscio! Ma siamo impazziti! Vabbè. E vabbè, io penso sia il momento di esplorare il lago. Questo sarà un episodio di transizione, comunque. Proprio perché voglio fare un po' un giro di questo lago che ho visto molto velocemente e anche un po' per ritornare nel mood in game, visto che comunque era da tanto che non gioco. Attenzione, abbiamo droppato una preziosissima cotta di maia sporca. Cotta di maia indossata dai giovani albinauri. Il ventre e bella mostra non fornisce alcun beneficio effettivo. Capisco. Capisco. Bene. Bene. Mentre qua abbiamo lacrima di cristallo nodulo destrezza. E questa parte l'abbiamo controllata. C'è tanta roba qua sicuramente che mi sto perdendo. Oh, per esempio. Per esempio. Con questa velocità inebriante, indicami la via, o non morto, pigro. Ah no, questo va più veloce, attenzione, questo va lesto. Attenzione, eh. Guardalo come corre questo. Chi l'avrebbe mai detto? Dove mi porterà mai? Oh no, cos'è quella cosa lì? C'è una cosa bruttissima lì dietro. Che cos'è? Ah no, è soltanto un polpo schifoso, va bene. Non ho nulla di... che non abbiamo già visto purtroppo più e più volte. Intanto... non si è accorto che io ho ammazzato il bambino, però mi ha aggrato tantissimo. No, lasciami stare. No, lasciami stare. Ma forse non mi ha visto. Ma io così. Dai, su. Ah, questo cammina veloce perché la strada è lunghissima comunque. Tra l'altro lì c'è qualcosa, qualcuno da uccidere, tra l'altro. Me l'ero segnato che dovevo andare qua. Oh no, che cos'è quella schifezza? Ma che cos'è quella schifezza assurda? Vedete? Quella roba là su... Bih, che schifo. Vabbè, poi spam, me lo segno che qua c'è uno schifo. Ok. Vabbè, mentre sti cosi continuano a urlare, credo di avere trovato la caverna in questione. Questa qua. Caverna cristallina del lago. Beh, facciamo qualcosa. Cioè, prendiamo un po' di botte, che è un sacco di... Allora, intanto io tocco la grazia, eh. Non... Va bene. Curioso. Colpita dal fatto che stranamente non ci fosse una trappola mortale, visto che ormai è la norma. Ah, l'avevo già. Mettiamo la lanternina. Io avevo parato comunque, cioè, perché era palese che c'era una trappola. Era palesissimo che c'era una trappola nel cespuglio. Eccala, lo so, qua posso. Continua a schivare con X, mi raccomando. Ferri, continua, eh. Dai, sua mamma. Continua a schivare con X, mi raccomando, eh. Oh no, quello è brutto. Guardate come schivo con X. Mamma
mamma mia. Io continuo a scrivere con X, cioè, mica smetto. Allora, devo togliere quel cazzo di dito dalla X. Queste sono le 30 ore di Stranger of Paradise. Il loro effetto. Purtroppo. Quanti sono? Quanti cavolo sono? Il che fa riflettere su come io possa accelerare questo posto, visto che ovviamente... Allora, lì c'è uno scrigno, ok, qui c'è la tana del manga, poi ci torno. Mentre qua... qua si scende, penso... Ok, allora vabbè, facciamo la tana del manga qua. Ecco, non lo sapevo che c'era la trappola, figuriamoci. Ma tipo tantissimo. Bene, mi fa piacere che ho schivato molto. No, dai, non posso bloccarmi. Ma si è bloccato lui? Quindi dai, ogni tanto, tesoro mio, succede anche ai migliori, 168 rune? 168 rune. Vabbè, 168 rune. Talismano lancia. Talismano lancia. Contrattacchi specifici delle armi da fondo. Standard e perforazione conta come a fondo? Oppure ci sono le lance che contano come a fondo? Perforazione? No, penso che sia perforazione, quindi... Quindi questo è buono. Però sinceramente... Non so, io per ora non sono... Muschio di caverna in boccio. Non sono molto presa... da questi talismani, probabilmente mi sbaglio. Va bene, quindi diciamo che questo era un pezzo giusto per prendersi il talismano. E le 168 rune del nemico. GG, complimenti. Non ho molto bilanciato tutto questo. Ok. I misteri. Caverna cristallino. I misteri dei danni da caduta di questo gioco, comunque. Va bene, qui c'è la cadutina. Mi sembra una netta morte, almeno da questo punto. Potrei andare là, ma penso si faccia il giro. Penso si faccia il giro. Cosa porca troia è stato? Sono dei serpenti lumaca. Sono carinissimi. Più o meno. Insomma. Allora, muschio cristallino. L'esperienza la prendi con le rune praticamente. Eccoci.
Siamo dove ero prima, dove dicevo che potevo scendere. Cotone morbido, cotone grasso. Pezzo di carne, buono, ottimo. Molto figo, bella atmosfera, ma non promette assolutamente nulla di buono tutto ciò. Guardate, non sapete cazzetti che fate. Allora, facciamo che mi metto la mazza che li bisciotto. Anche qualcuno? Merda. Oh no! Sminchiati! No! Porca puttana! Okay, siamo solo io e te. Testa di minchia! Ok. Daione Ambra Cerulea, questo sarà per ripristinare... il... mana? Ah no, incrementa i punti abilità massimi. Continua a dire cazzate. Bene, abbiamo anche questo. La descrizione mi sembra uguale. Fico. Sono uscita da un'altra parte. Oh! Per un secondo. Aspetta, arrivo. Capanna e lupo dormiente. Aspetta, aspetta. Arrivo, Bene. Fell tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Di cosa stai parlando? Scusate, stavo bevendo. I told the all-hearing brute already that I possess. Or have you come? Was my other. Posso parlare con lui? I told the all-hearing that I possess. Or have you come? Was my other. Va bene. La mia metà non era sufficiente. No, no, ok. Qui mi sembra che dovrebbe esserci qualcosa qui sotto, stando alla mappa. Esatto, quel pezzo là. Ma ha uno scopo secondo voi o è soltanto estetico? Perché è bello lungo.
Ma giudicare dai poligoni mi sembra che sia soltanto fine a se stesso. Questa sarà una quest che non ho ancora trovato, evidentemente. Altrimenti non mi spiego. Mentre qua c'è la galera eterna del malfattore che può restare dov'è. Mentre qui non abbiamo fatto niente, per cui potrei provare. È un episodio di transizione, sto un po' esplorando, c'è ancora tutto il lago, tra l'altro lo so che sono vado un po' di qua, un po' di là. Per level up per pochissimo, ragion per cui è il momento di usare una bella runa. Mamma mia, quante abbiamo. Penso che per un pelo non ci riesco, vero? E infatti. Aspettate. Allora. Nuovo livello. Intelligenza la mettiamo a 25 intanto. Quanti livelli buttati, lo so. Ma già abbiamo avuto conferma che il respect c'è, per cui lo faremo. Allora, qua ci sono stata. Andiamo. Qui sta tornando in vita tutto. Ah, esattamente così, va bene, qui ci vuole un po' più di raffinatezza. Oppure magari salire dall'altro lato come le persone normali. Voi che dite? Magari potrebbe essere un'idea migliore che fare le arrampicate pazzerelle. Aia. Cazzolino, aspetta un secondo. Porca puttana. Ma che davvero? Ok, posso. No, la testa. Sono in vita, giustamente. 170. No. Cazzolino. Va bene, abbiamo eliminato queste simpatiche creature. Per una pietra riscaldante. Totally worth it. Tra l'altro quel tizio lì era incacciato nero. Mentre... Esatto, io lì come cacchio ci arrivo? Ci sarà un portale sicuro. Ci sarà un portale sicuro, non è possibile. Da quella estremità ci sarà qualche portale che mi manda dall'altro lato. Per forza. No. Oppure, boh, se io faccio... No. Non posso. Oh, meno che... quello è il simbolo, è totalmente nel mare. Mi sembra che ci sia una spiaggia che io non vedo, sinceramente. Quindi mi sembra uno strapiombo cattivissimo senza spiagge. Mappa ingannevole, ma è ovvio che si possa andare là. Non c'è nemmeno il dubbio che si possa andare là.
prima di continuare a scornarci su questa cosa, un secondo, io direi di tornare al lago. Torniamo un secondo al lago. E ci facciamo il giro. Intanto abbiamo trovato un dungeon, quindi per una mano qualcosa abbiamo fatto. Mi sento in totale fallimento, diciamo. Quindi cominciamo con il punto 2. Capanna dei gamberi. Ah! Ma è un prigioniero? È un... No? Ma sì? No, ma sì! Ah, pure lui è vestito col vestito da prigioniero, è un elmo. È diverso dal mio, ma è un elmo. Bro! What are you looking at? You trying to start something, mate? What the hell is wrong with you? You trying to start something? Piss off. What the hell is wrong? You trying to start something? Piss off. Piss off. Niente. Ho trovato... What the hell is you trying to start something? Piss off. Non mi dice neanche come si chiama. Un simpaticone come me. Ok. L'elmo. Voglio il suo elmo, però. Cioè, sono un passo dall'ammazzarlo. Solo che non so se mi droppa l'elmo. Se avessi la certezza, lo ucciderei. Per cambiare elmo. Oddio. Ancora niente face reveal, eh. Tanto non me ne frega niente. Lo so che non me ne frega niente. Va bene, questa cosa è molto divertente. Vorrei capire come si dovrebbe fare senza il cavallo, comunque. Non so perché non ha... Non ha attaccato. Non so perché non ha attaccato. Allora, lì c'è qualcuno. Cioè, tu sei ritardatario? Sì, tu sei bello e bravo. Ora che siamo solo noi due, assieme appassionatamente, sì? Sei rimasto da solo, stronzo. No, no, ho sbagliato. Devo cambiare arma. Bravo, sì, sì, urla, urla. È il mio incredibile premio, eh? Una scheggia di vetro. Bene. Che paura! Beh, no, no, dico... Ok. Ok, no, no. Tutto... Sono molto soddisfatta di questo impegno. Ne è valsa assolutamente la pena. Ok, ora mi asciugo le lacrime e vado nel punto 1. Vediamo un po' che cosa c'è più vicino. Ah, lì quello è uno dei stronzetti a cavallo che abbiamo già incontrati. Si sa. Aia, 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 aia. Per 82... No, ma per 82 rune ne vale assolutamente la pena, eh. Proprio... Manco a dire, mi droppano i loro vestiti, sai, almeno. Uso la mazza quando sono a cavallo perché mi viene più comodo il moveset. E lo so che mi avete detto nei commenti: guarda, lo puoi usare pure a sinistra. Sì, ma distinto mi viene di combattere dal lato destro comunque. Addirittura un'altra fiala. Due fiale di fila. Comunque. Qui avevo visto rovine di Laskiar. Quindi qua ci sarà anche una scala, esatto. Qui c'è la scala. Qui c'è una trappola terribile. Oh,
invisibile non è. Mi sembra terribile proprio. Continua a uscire glitchatissimi comunque. Vaso rituale, attenzione. Oggetto chiave. Quindi non incrinato. Recipiente necessario per creare vasi rituali. Vaso vuoto dotato della misteriosa capacità di autoricomporsi. Oggetto speciale, più durevole di un vaso incrinato. Essenziale per creazione di oggetti con vasi rituali. Grazie a cazzo. Porca vacca. Che cazzo è questo incubo? Cominciamo. Questa è una trappola incredibile. E vabbè, vaffanculo. Ok. Mi dispiace dirlo per tutti i feticisti di Elden Ring, però queste sono trappole da Dark Souls 2. Che tu non puoi pensare nella vita che si apre un portale ed esce uno stronzo gigante. Cioè, non una cosa è, guardati intorno nell'ambiente, capito? Ti guardi intorno, intuisci la trappola, tipo il cazzone lì che aveva... qui c'è qualcosa... Il mostro sulla rupe con i suoi piccoli, ovviamente devi stare attento perché chiaramente c'è un agguato lì. Capisco, guarda chi c'è. Però minchia, il mostro che ti esce dal portale, no. Allora, che vuoi? Oh well, it's been a long while. It's me, Patches the Untethered. Sì, I'm still in business. Now I'm my own. Mi rifresco solo, quindi non ho molto. Si è trasferita a Raya Lucaria. By the way, have you met that girl Raya? She's a strange one, but I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? Va bene. You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something. Un viatico speciale. Che cosa è un viatico? Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked wheels. Sì. But long ago, they were endowed with a spell of transposition. Mm. And get this, a surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Raya Lucaria. Mm. Its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the beginning. Okay. Ma sì, che voglia che ho di infilarmi lì dentro. Ok, mi sembra che venda praticamente le stesse cose, ho aggiunto qualcosa. Cheers for that. Cheers for that, però. Comunque mortacci loro. Questo come si chiama? Isola panoramica. Meno male che ho controllato. Di controllare qui un secondo, che alla fine se le perdo amen, però boh, cioè non lo so, a me il mostro che esce dal buco del culo, ecco, qua ci sono stata, andiamo a due, magari c'è qualcosa qua, non mi pare, materiali, va bene. Proviamo qui. Controllo tutte le isolette e poi torniamo alle rovine, perché appunto c'era una discesa. Niente. E qua ci sono stata. Oh, io non so se è quel posto uguale, ma io penso di esserci stata. Uno di quei accampamenti li ho già visti. Quindi niente di che. Tizi pazzissimi, tra l'altro, quei bombaroli lì che... Questo per cosa?
Se siete guardiani. Sì, ma quanto. Un ballerino. Posso per difendere la tartaruga? Era solo per una tartaruga. E girasoli però. Va bene, torno al trappolone, che ripeto non è una cosa che mi piace. Cioè se io entro in un mucchio di tombe e tutto, mi aspetto che arrivino gli scheletri. Questa no, vabbè, è una caponata, mi dispiace, cioè. No, io dovrei capire sta roba, che questi escono dai culi. Ti fottono, bello. Tanto qui c'è una bella grazia. Se vi fottete. Sì, guarda l'aggro di ste cose bastarde, tra l'altro. Allora, resettiamo tutto, mortacci loro. Rovine di. Come si chiama? C'è una roba lì? Sono sempre i stessi stronzi. Sì, sono i nostri amici. Allora, ma se io li lasciassi stare, io facessi il giro largo, poi ci provo ad ammazzare qualcosa, perché quello è speciale. Ma prima di provare ad ammazzare cosetto bello, se io tipo andassi dove dovevo andare, ovviamente adesso non troverò mai le scale che avevo trovato prima. No, aspettate, forse erano qua. Qui, ok. Ovviamente qua sta per succedere l'inferno. No. Niente vi sta uccidendo? Nulla? Siete sicuri? Posso? Campana evoca spettri. Ed è un consumabile? No, no, cioè meglio, si può utilizzare, ok, riusabile. Suona campana e consuma punti abilità per evocare spettri che si avventano sui nemici. I suoi rintocchi evocano spettri che si avventano sui nemici, utilizzabili continuativamente fino al suo momento EPA. Si dice che gli spettri sono gli spiriti rancorosi di coloro che muoiono per una maledizione. Ok, va, quella che usano loro, quindi. Usano una campana. Non sta uscendo nulla a uccidermi, sono colpita dall'assenza di morte di questo tesoro. Va bene, ora... ho dato, posso pensare a vendicarmi di questi figli di puttana. Uno, due. Continuate a uscire comunque glitchatissimi, facciamo tutto il giro largo così tutti i pezzi di merda che vogliono uscire me li spiedino per bene. Ok, adesso siamo solo io e te. Ma vaffangul. Ah, ma è uno di quei. Ho capito che cos'è. L'avevo già incontrato. Già incontrato sto coso. Era un boss. Questo non si può combattere. Così dai, vaffanculo. No, vabbè, sta cosa non... Ma ditemi che questa cosa è fattibile, dai. Non il nemico in sé, il nemico è una cazzata. Questa cosa qua con i pezzi di merda che sputano spettri. Ti fanno la cerchiata. La cosa buona è che non avevo trovato questo oggetto. Ricettare dell'artigiano scintipietra. Visto, non tutti i mali vengono per nuocere. Ricettare dell'artigiano scintipietra. Grasso congelante. Vabbè. Ricchi sti cazzi. Me ne vado. Uso il teletrasporto e si fottano tutti. Molto semplice. Proprio easy. Eccolo come si fa. Fottiti. Oh, mi dispiace. Stronzo. Vaffanculo. Oh.
Oh. Ok. Inaspettato. E anche molto sigillato, mi sembra. Cancello meridionale e Raya Lucaria. Mappa del ritrovo. Trovato una mappa semplice. Controlla l'inventario. Dove devo trovarla? Ok. Non è fra niente. Trova qui. Mappa abbonzata rinvenuta su un cadavere. Sembra condurre un ritrovo. L'uomo da cui proviene la sta ancora cercando. L'unico mezzo per accedere all'accademia è una chiave di scintipietra. Ok. Impossibile procedere senza una chiave di scintipietra. Va bene. Troverò la chiave di scintipietra. Poi non ce l'ho proprio mai stata. Cosa molto divertente è questa. Però ti accorciano la strada, perché se fai quella, guardalo. Scudo di legno bianco azzurro. C'è qualcosa che sta cascando tantissimo comunque. Sono i simpatici fiorellini dall'altra parte. Oh no. Questi li conosco, pezzi di merda. No, mi ha visto. No. Allora, cominciamo. No, 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 no. Va bene, guarda, finché giocate, uccidetevi fra di voi. Giustamente, aiutato. Guarda il pezzo di merda. Sì, però la gran troia. Basta. Ma dai! Cioè veramente si è incastrato. Comunque così muori. Solo di fuoco, pietra forgiatura 3. Attenzione, questo è figo. Pietra forgiatura 3, not bad. Not bad. Certo che facendotela al contrario diventa tutto più semplice. Per ovvie ragioni. Quindi. Peccato ci sia brutto tempo. Questa è una trappolona, c'è la mega... Guarda, io pure posso sparare, guarda. Balestra pesante, figo. Pietra forgiatura 3. Che simpatico, ridente posticino. Che cacchio fai la ronda? Che stai facendo la ronda? Cucciola. Io qua mi posso buttare di sotto, quindi.
o meglio, qui è esplorabile. Deve buttarsi di sotto. Vai via. Sento rumori. Sento rumori. Gli scarabei. Sento rumore di scarabeo. Non riesco a capire dove sia. Questa è una legge schifo. Poi ci penso. Video enorme. Sarà su un tetto. Perché qua. E qui. Quindi. Forse è giù. Perché. È qui. Però non riesco a vederlo. Perché secondo me è sotto il ponte. Vabbè, ne parliamo con la tipa. Vediamo che ci dice. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Michela's favor can be yours. Slaughter. 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 The all-hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big The Big Pot, mi sa che ho capito cos'è, però Big Pot. Pity the poor, poor fool. Big Pot, ho paura che sia il nostro amico pottone gigante, però è bloccato perché palesemente devo eliminare i tre sigilli davanti a lui, i tre tizi evocare davanti a lui prima di poter fare qualcosa con quel bottone, a meno che non ci sia un altro bottone, può essere c'è più di uno, uno è più accessibile rispetto al mega bottone satanico a est. Allora, intanto cerco di finire sto pezzo. Salve. Sicuramente questo farlo al contrario ti cambia completamente la vita. Ve lo dico a fare. E qua non c'è nulla. Io continuo a sentire lo scarabeo. No, no. Salta. Salta. No. Io continuo a sentire l'infame. Per cui io invi- ah, eccolo là, bastardo, dov'è? Va bene. Avevo azzeccato, era sotto il ponte. Ah, la la la, questi sono due. Provare. Mm.
Ma mai che droppino, ripeto, mai che droppino sia mai le loro armature. Cioè proprio non esiste, eh. Non permettetevi, è maleducazione spogliarsi davanti agli estranei, non abbiamo confidenza. Sono timidi, sono timidi. Non ci denudano. Sobborghi dell'Accademia. Però sono fatta al contrario, diciamo che ne è valsa la pena di cadere in quella trappola, perché abbiamo fatto questo pezzo con la metà del tempo praticamente. Qui urge spippolamento importante. Tutte queste rovine, le ruine, citazione di un certo livello, chissà chi la coglierà. Le ruine. Devo giocarlo quel gioco. Perfetto. Loccare. Aspetta, ma con molta calma, non abbiamo fretta. O meglio, sì. Allora. No, 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 dai, vai indietro! Ma perché andava avanti? Parole. Che schifo sti giochi. Non si fa loccare il bastardo. Io ho un arco però. Io ho un arco. It's time. Continuerò, adesso, adesso via. Non riesco a colpire, aspetta. A parte che devo mettere. Ah no, ce l'ho le frecce. Sei scemo? Ok. Vieni qua. Carica avanti. Ok. Quindi, al di là del fatto che io debba esplorare tutto questo, se io controllo un attimo il mio inventario. Molta calma, prima o poi lo trovo, esatto. È lì. Sembra condurre un ritrovo. Su due piedi è complicata, anche perché mi mancano informazioni decisamente, però è una cosa fattibile. A questo punto direi, oh buono, aveva la trappola mortale quei tizi bastardi che adesso mi andranno addosso. Ah, ma sono già passata di qua. Cioè io sono già passata di qua effettivamente, ma avevo completamente glissato. Avevo completamente glissato l'ingresso, d'accordo? Sobborghi dell'Accademia, esatto. Io direi di andare qua e qua. Ok.
tanto per cominciare. Poi, certo, se questi bastardi mi droppassero... Questi bastardi mi droppassero le loro armi, schifo non mi farebbe, eh? Tra parentesi. Cos'è? Ah, il solito schifo. Secondo voi qui ci sono stata? Io non lo so nemmeno io. Oh! La risposta è decisamente no. Quindi prima andiamo qua e poi scopriamo dove ci porta quel magico portale. Io esatto, li vedevo sbrillini, infatti. Sì. Quindi trovata la nostra grazia, direi che è il momento di usare quel portale e pentirci della nostra scelta. Non potrà esserci conclusione migliore. Andiamo, andiamo. Vai. Cosa potrà mai andare storto, dico io, no? Ah. Ammetto la mia delusione. Qui ci sono rimasta male. Qui ci sono rimasto un po' male. A questo punto speravo di farvi vedere qualche figata, speravo di vedere qualche figata, ma ho visto solo una sfigata. Ah, ah, ah. Come sono simpatica. Vediamo un attimo. Vabbè, lì sono. È molesto, guarda che molesto. Puoi anche alzarti veloce, sì? Per un pelo. Schifo. Dov'è? Senti ciccio, hai rotto il cazzo. Ma veramente sta cosa sta volando così? Affanculo. Io non ho parole. Porca la puttana. Ma basta! Oh, fammi alzare un secondo. Perché quando voi siete a terra io non lo posso fare? Poi mi offendo se droppate. Culo. Voglio troppo di sti cosi. Voglio il set delle cose. Non, nessuno droppa niente. I mercanti non vendono merda. Ci sarà chiaramente la mulla che sta lì dentro. Così fanno la trottola per i fanni. Quindi facciamo che questi li ho ammazzati, secondo me. Schifo, mi sputa. Dovrei aver ucciso tutto. Dovrei aver ucciso tutto. Ok. Sterminio. Sterminio di schifi. Per una vecchia zanna. Ma porca troia. Una vecchia zanna. Una vecchia zanna. Una vecchia zanna.
sono calma. Sono calma. Non è successo niente. Andiamo al punto 4. Va. E magari c'è qualcosa, ho visto che c'erano nemici. Questo proprio selvatico, guardalo, bello nudo lui, non gliene frega niente. Aia, quanto male fa sto coso. Ma lo voglio qualcosa, non so cosa sia, ma è troppo figo. Un ventaglio comodissimo per quando fa freddo. E quando fa caldo. No, no, mi raccomando, non droppate, eh. Sia mai. Permettete, cazzo, di droppare, che poi mi offendo. Ah! Sono caduta. Grasso soporifero. Mmm. Liscio. Panzonello, bello lui. Io continuo a sperarci, si stronzi troppino, ma niente. Grasso. Grassetto e grazie tante. È tardi, ragazzi, è tardi. Vi chiedo scusa. Pezzo di carne. Che poi mi domando, questi hanno un pezzo di carne addosso, ma è un pezzo di carne che avevano in... loro e volevano mangiare? O sto strappando io un pezzo di carne a queste persone? Forse non lo sapremo mai e forse è meglio non sapere la risposta. Ma qua si può salire. Comunque. Esatto. Il mio incredibile premio per essere riuscito a salire in cima alle rovine è... sto cazzo, però guardate che bello che è. Che bel colpo d'occhio. Al di là di me che faccio misere figure. Qui c'è sicuramente qualcosa. Oltre al fatto che qui c'è qualcosa. Allora. Dunque, io direi che... la prossima volta a questo punto rovine purificate, ci facciamo questa strada, ci facciamo questa strada. Io genuinamente non ricordo se sono salita su quel ponte, non ho memoria, a parte perché sono rincoglionita, che è il motivo principale. Dall'altro perché era parecchio tempo che non giocavo e ho fatto una full immersion di qualcosa di completamente diverso. Io comunque stavo parlando. Rai Locare, luogo sacro dedito allo studio della magia. Perché mi sbarri le porte? Esatto, questo mi ricordo. Questo dialogo me lo ricordo. Però io lì sopra non posso salire. Almeno da qua. Quindi devo fare tutto il giro. Sono ancora rosicando per il tizio dei gamberi, comunque. Tra parentesi. Questi lupetti belli? Sono tutti alfa? Aia, aia! Beh, penso che sono... non ha molto senso, sapete che... sono durissimi. Porca puttana! Va, andate a fanculo, va! Per tre rune un sacchetto di merda. Cioè, andate a quel paese, non ne vale proprio la pena. Fanculo. Arrampico qua, guarda là, il mio capretto. A posto. Ma che davvero? Ma veramente ci sono i lupi... boh... satanici? Ti daranno forse, se ti va di culo, 100 rune. 200 colpi per ammazzarli. Almeno ne valsa la pena. Ho preso una scheggia di luce stellare. Non ho idea di cosa serva, ma intanto le colleziono. Quello è un granchio. Ma un granchio normale?
Non lo so se è un granchio normale. Perché c'è tutta... Oh! Ah, è un altro di quelli! Ma che ridere! Aspetta! L'occhio della belva trema! Ma vieni qua, amore mio! Che belle musiche! Che ridere! Sì, però se riuscissi a spostarmi... Levo. Dai, lo sapevo, stavo per fare. Eccolo. Come fai a prendere sul serio una cosa del genere? Abbiamo preso. Io ci credo un sacco. Sputaci. Cenere di bandito scheletrico. Sputaci alla... A questo. Ah, 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 perché? Cosa sei? Cosa cazzo sei? Ma sei un crogiolo strano? Sei un crogiolo fancy? Perché sei proprio un crogiolo tu. Guarda il mio contrattacchi bastardo. Guardalo il pezzo di merda. Guardalo. Vabbè, lui è il crogiolo sfigato ovviamente. Infatti mi dà qualche punto. Sei il breviario del culto draconico. Ne balza la pena. Breviario del culto del drago antico della capitale. Testo sacro della regione sorta tra i cavalieri dopo la guerra dei draghi antichi. Si è consegnato a un chierico erudito, promette a prendere seguenti incantesimi. Nulla che mi possa servire perché non posso. Ah, solito. Bello, bella trappola, grazie. Very nice. È tutto chiuso? Non posso entrare? C'è un ingresso a questa struttura, no? No. Qui non c'era il granchio? No, qui c'era lo stronzo prima. Pietra forgiatura 3. Ok, quindi questo era quel posticino là. Avete visto che ho fatto bene? Che bello, che mi sono preso 5.000 rune. Al giorno d'oggi. Marinaretto, che buffo che è. No, questo decisamente non è uguale agli altri. Però ah, ti ha droppato. Vabbè. Ah, quindi era soltanto per solo skin, era un granchio normale, perché anche a livello di rune mi ha dato la quantità solita. Sì, forse questi sono semplicemente granchietti schifosi merdosi. Non stanno nell'acqua pulita, no, quindi sono un po' matti. Sanguirosa. Le avevamo già trovate. Quindi questo è solo un punto per raccogliere sanguirose. Nient'altro? Era solo una paludina piena di granchi puzzolenti. Perché? No, vabbè, bello lontano, niente. Avevo puntato l'albero, però non è decisamente il momento. Next time sicuramente
diamo all'albero madre minore con il nostro avataruccio, che ci saranno altre goccine di balsamo che non uso. Ah giusto, lì ci sono i lupi satanici. Molto scattosi, ma non... Cioè c'è uno scopo, un premio per il mio impegnarmi a andare... A parte la mappa che si carica... Yes, lì c'è qualcosa. Lì c'è qualcosa. Portiamo un poco di grazia. Va bene, lupi, fottetevi. Lupi, fottetevi. Fottetevi, fottetevi tantissimo. Ah, l'avevo sbloccato, bene. Ah, mi sono confusa. Ero sicura che fosse questo. Mi sono... Ho sballato i miei calcoli, quindi non ne va... Cos'è? Ma sei uno dei cavalieri notturni? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Eh sì. Cavaliere notturno, sì. Eh no, questo non conviene fare. Sono testa di minchia. Sì, però negli alberi di merda! Cioè, non... Fanculo, giustamente lui ha l'arma migliore per combattere a cavallo. Oddio, ma non possiamo combattere fuori da qua, dai, che palle! Possiamo andare via da qua? Possiamo uscire dalla radura? No, e due coglioni, dai, non riesco a combattere qui, non mi rompere il cazzo. Vaffanculo, vaffanculo no! Si minchia di tutte le cose, doveva essere esplosivo. Doveva, cioè era esplosivo, ma ditemi voi. Queste sono trappole da Dark Souls 2. Come cazzo faccio a pensare che qualcosa esplode? Tra l'altro lì c'è una torre. Questo è interessante. Che due coglioni. Vuoi raccogliere per favore, ti prego. Tra l'altro non c'è più? Ti ho offeso? Che qua c'è di nuovo il combattimento? Qui me lo ricordo. Forse è cambiato l'orario e... Non c'è più il cavaliere. Sì, però qua a combattere no. Tu che cazzo vuoi? Paese, va. Bene. Corso stronzo. Allora, tre. Facciamo questa cosa. Ah, perché è giorno. Ancora vivo? E io come ci salgo là? No, devo fare tutto il giro. Devo fare tutto il giro. Qui. Sporca. Cos'è che spara? No, il lock! Che cazzo è successo? Madonna, il lock. Stavo sboccando. Allora, come si sale? Intanto lì c'è gente che muore. Oh, l'artigiano scintipietra. Continua a morire gente. Continua a morire gente. Vaso al binauro. Nulla. Stanno scannando fra di là. Guardalo.
Beh, sei serio? Ma veramente? Ma... un po' se l'è meritato di morire. Bastone della scintilla macariana. Oddio, ti prego, posso avere un bastone migliore? No. Potenza stregoneria della scintillama. Nessuna abilità. Bah, allora, teoricamente, visto che è quello che utilizzo io, dovrebbe essere meglio. Suppongo. Quindi lo potenzia solo di scintillama. Dovrei fare un test. Dovrei fare un test. Vedere i danni che faccio. Solo che non credo ci siano abbastanza cose vive per fare il test adesso. Credo di aver ucciso tutto. Dico nei dintorni, ovviamente non avrò mai ucciso tutto. Tipo... allora, scintillama magica. Vabbè, 266. Vabbè, così... vero, fa più male. E non è potenziato. Tra l'altro. Vabbè, poi sentite, è più figo, ok? È più figo. La cosa importante è questa. Che è più figo. Guardate, stiamo diventando fancy comunque. Almeno per quanto riguarda gli equipaggiamenti. No, no, ma Cervante avrà il suo revamp estetico. Per ora è nella fase un po' emo. Lasciatelo stare, poi gli passa. Ok, ve lo so che ho detto mezz'ora fa che stavo finendo, lo so. Però siccome è tipo un episodio di nulla totale, sto cercando di fare qualcosa. No, continuo a sbagliare. Non è da qui che si sale. Continuo a fare questo cazzo di errore. Devo salire di là, perché sennò magari probabilmente si può anche salire da questo lato, però il giochino di Skyrim del costone di pietra e tutte le cose non mi va proprio di farlo. Quindi, mentre qua ci sono i nostri amici, guarda che bellini che sono, non sa mai che droppino. Porca puttana! Che bastardi, solo questo, ti prego. Oh, ultimo tentativo, disperato. Niente. Chiesto troppo. Non si può. Io ogni volta che li vedo mi triggero perché vorrei, capito? Devo riuscire. Pure il cane. Mentre mi muovevo ho trovato una statua, quindi questa mi indicherà strada per una catacomba che sarà seguendo questa via qui da qualche parte. Io adesso la troverò. Come no, guarda come l'ho trovata. Caracca, oh. Teoricamente queste cose sono molto vicine all'ingresso. Ma non è questo il caso.
questo qui sotto? Decisamente no. Prendo atto dell'informazione e ne faccio tesoro. Qui c'è qualcosa. Un giro di trina. Mi valeva assolutamente la pena di mostrarmi l'illuminazione speciale dell'oggetto unico. Ah, ma quindi il ponte super mega fotonico scappellante era questo cosa? Questo edificio inaccessibile? Ero già arrivata qui. Però io qui non posso far niente. Tanto ovviamente c'è qualcosa da fare. Io lì però non ho come arrivarci. Non che non ci siano degli ingressi, ma non vedo nulla. Tipo dal basso. Tipo da là. Esatto. Tipo da là. No. No. Tipo da là. Io come ci arrivo là? Esattamente non salendo. Ah, lì c'è l'albero mino. Guarda come esplora Fenrir. Ah, c'è anche un altro quadro, tra l'altro. È molto brava a esplorare. Segreto figo del quadro, che dite? No, però lì abbiamo visto che c'è qualcosa, quindi per cui cosa sono quelle cose rosse? Non sono lumache? Schif. Qui posso scendere senza morire malissimo. Poi mi sto domandando se è la cosa giusta da fare. Penso di sì. Oh merda, è quel coso? Mausoleo? Segnalino? Segnalinissimo? Allora, questi ignoriamo completamente perché non ne vale la pena. Meno solo giusto per principio. Giusto per principio. Mi danno 100, cioè non... Stavo dicendo che li ignoravo. Ho mentito. Quanti cacchio sono? Eccolo. Questi sono dei poveri disgraziati. Cappellino bello però, magari. Ma che ha droppato? Niente. Attenzione, attenzione, cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Quale sarà il mio incredibile premio per aver trovato questo ingresso così palesemente mostrato nella mappa? Probabilmente una porta chiusa. No. Sala studio Cariana. Orbe celeste, trasmetti ai posteri il sapere della luna e delle stelle. Offusca per sempre le trasgressioni della principessa. Il piedistallo. Su questo piedistallo sembra mancare qualcosa. L'ascensore, immaginavo fosse l'ascensore, infatti. È figa la nostra spada. Ah, ma proprio così? Secco.
proprio dungeon cattivo? Sì. Cosa? Porca puttana! No, io boh, vabbè, no, no, ok, d'accordo. Io come minchia le recupero le rune da qua? Giusto per capire. Non lo so, a me questo tipo di positioning dei nemici non piace. Cioè, davvero, che io devo andare lì e prenderla nel culo perché mi spawnano le cose di fronte per la cazzo di magia. Non mi piace, non mi piace. Stavo cadendo di sotto! Non mi piace. Contenti voi, però a me sembra veramente una roba da inchiappettamento fatta apposta. Ci sono trappole apposta per ucciderti. Non è una roba che dici, ah, di bravura ce la fai perché è un boss difficile. No, no, è proprio un'inculata. Cioè, non c'è niente che te lo faccia capire. Ripeto, se tu vai in un cimitero, dici, ah, lì ci sono le ossa. Anche un po' cazzi tu. Ma siamo sei, io come minchia le recupero? Vabbè. No, no, ma va bene, no, no, ok. No, no. Bello, 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 bello. Questa mi sta castando tutto. E io non posso scendere dall'altro lato. Non posso scendere dall'altro lato. Cosa veramente simpatica. Veramente divertente. Bastone e scintipiede cariano. Non l'ho già trovato? Vabbè, fottetevi. Della scintilama. Sta continuando a lanciarmi tutto, eh. Ma che cosa cazzo è successo? No, dai, non può avermi colpito attraverso. No, sta cosa di merda, dai. Dai, non è possibile che non posso manco stare. Dell'infinito comunque. Vabbè. Non so, non ho parole, non ho parole. E li ha finiti gli MP, visto? Come li ha finiti gli MP? Cosa cazzo è? Ma che davvero? Uno mi spiega come faccio a tornare indietro? Giusto per curiosità? Sei stancata? Ha smesso? Ha finito? Ovviamente no. Non so dove andare. E qua continuano a uscire così, ma... non so che fare. Ma vaffanculo pure il topo! No, no, no. Ecco, cadi, fottiti.
topo, cazzo. Io non... No, ma... Per voi è una cosa figa questa. Cioè, ed è una stronza, eh. Cioè, non è che dici... È il cannone magico che sta facendo... Vabbè. Io come faccio a scendere giù? Voglio solo andarmene. Tra l'altro qui c'è una luce strana. C'è una luce strana. Boh. Forse è lightning strano, non lo so perché. Qui c'è una luce strana. Non si stanca. Non è... Cioè, ma vi sembra normale che mi colpisce da sotto? Ma dai! Che schifo! Madonna, che inculata! Ma poi... Boh! Ripeto, te l'aspetti! Dice... Aspetti, ti sei infilato. Minchia, una torre! E c'è Satana! Che spamma ovviamente con i suoi MP infiniti. Normale che ha. Normale che ha gli MP infiniti. Bene, no, no, a posto. E io ora come minchia passo? Così. Chiaramente è molto onesto questo combattimento, eh. Oddio, qua sotto. Ok, niente. Qui c'è qualcosa. Rosicando, eh. Sto parecchio rosicando, cioè questa la vorrei inchiappettare. Solo che... Ma guardate gli HP che ha! Ma guardate quanti HP ha! Dai, vieni qua, per carità di Dio, veloce. Stare così a giocare. Non vedo niente. Dov'è? Dove è andata? Come ha fatto? Oh Dio. Che fa? Ma che davvero?
affanculo, andava, vai affanculo, va. Voi sapete che si curerà sta stronza, sì? Cioè, si curerà pure. Vabbè, ma io sono boh. Ricado. Una boss fight. Non ho voglia, lo facciamo la prossima volta. Cioè, non sono di nuovo i cacciatori di Bloodborne all over again. Non. Sti nemici di merda con 4000 HP che ti shottano per darti due cazzi secchi. Vabbè, mi darà la pergamena di sta minchia. O forse l'oggetto per sto osservatorio. Vabbè, poi lo farò. Non ho voglia. Cioè, non sono le due di notte. Non è il genere di sfida che trovo divertente. Sinceramente, vattene a fanculo. Allora, va bene. Quindi dovrò di nuovo, perché così la batti. Fai, attivi le cose, le ammazzi una per una, schivi le frecce. Dark Souls 2, pieno. Cioè, questo è proprio Dark Souls 2. Io speravo che avessimo superato questa fase, sinceramente. Allora. Forza, vabbè. Sono combattuta. Vorrei portare 20 a forza. Forza 20. 20 a forza. Forza 20. Secondo me la fede ormai è andata. Cioè, non posso far niente. Potrei aumentare l'arcano. Perché comunque, magari qualcosa, per qualcosa l'arcano potrebbe tornarmi utile. La trovo così tanto uno spreco. Aumentare l'arcano. Cioè, proprio. Boh. Vabbè, aumentiamo la vitalità a 30. Che dire, ragazzi, io sono perplessa. Cioè, non è il genere di cosa che mi diverte questa, tutta sincerità. Cioè, ho trovato un sacco di inchiappettate esplorando. Allora, qui l'amico è sparito, quindi penso che la sua quest sia fallita. Ah, you appear to be doing well. Ah, sì? Very good. Ah, col mio set a fede? Tendi col mio set a fede? That, it's incantation. Sì, ma very well. Sì, ma me lo dici sempre, però me li accetti tutti. Evoca una ragione. Molto tempo fa Godwin Laureo sconfisse il drago antico Fortisax, ma sviluppò nei suoi confronti un affetto fraterno, giungendo persino a diventare il culto del drago antico nella capitale. Fortisax. Fiamma della rovina è un anatema per l'albero madre, eppure ai profeti può capitare di scorgerla tra le pieghe della fede. Per costoro purtroppo l'unica ricompensa è l'esilio. La fiamma dei giganti continua ad ardere nelle remote vette del nord, e i monaci del fuoco sono i suoi custodi. La fiamma dei giganti è il fuoco della rovina in grado di ardere l'albero madre, per questo al termine della guerra dei giganti il suo letale potere fu confinato in un luogo sicuro affidato al controllo ai custodi designati. Golden Order shine. Tu hai qualcosa da dire? No. Tu sei qua. Tu che mi dici? Well, I took you for no matter to lay out your own. Potrei potenziare. Potrei potenziarla effettivamente. Aspetta. Aspetta, arrivo, eh. Arrivo, eh. Back on, no matter. Sì, sì. Ancora. Mannaggia.
Mentre, allora, vediamo un attimo di capire cosa cambia fra bastone della scintillama cariana e bastone di scintipietra cariana. Potenza di stregoneria scintillama. Potenza di stregoneria della spada cariana. Ah. Conferita ai stregoni che ricoprono il ruolo di cavalieri. Potenza di stregoneria della spada cariana. Sono uno dei due tipi di bastone cariano. Ok, ce li ho tutti e due quindi adesso. Essere brandito anche dai meno intelligenti. Cioè, mi state dicendo che questo mi aumenta più la stregoneria del bastone della scintillama cariana? Veramente? Intelligenza S e sti cazzi delle Go non può essere potenziato, però meglio. Non vi dico cosa sembra la forma di questa. Vabbè. Tu hai qualcosa da dirmi? No, no, vero, perché tanto non ho fatto niente. No. No, no, già mi hai già abbracciato. Ah, aspettate. Niente da fare. No. Bomballaria sepolcrale. Niente, questo. Bomballaria sepolcrale 3. Non ce l'ho, non ce l'ho. Mi servono due convallare sepolcrali 3. Vabbè, anche 3. Valera spettrale 2. Ah, 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 però questo lo potrei potenziare. Vabbè, non è importante adesso. Va bene. Vabbè, la prossima volta andiamo da sta stronza. Andiamo dalla stronza, se la trovo, Sto con calma. Qui. E anche il punto 3 è nell'albero. Facciamo tutti i segnetti. Che sicuramente questo è un posto importante. Indubbiamente. C'è sto muro di merda di sta stronza qui, incredibile. Per cui è ovvio che avrà un ruolo importante. Per cui niente, ci facciamo questa camminata tutta intorno. E per quanto riguarda... Oddio, qua... No, questa è una torre normale. Poi dovremo fare un check per cercare di capire dove trovare questa chiave che ci serve per entrare. E in teoria ci sarebbe anche questo. Perché qui palesemente ci sono catacombe, ma io non le ho ancora trovate. Va bene. Video lunghissimo. Spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per l'attenzione. E noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.